Buonasera a tutti e grazie di essere di pomeriggio in un posto come questo, molto evocativo della storia della sinistra della nostra città e del nostro paese. Grazie davvero. Io credo che quello che Gianluca ha molto bene detto, facendo un riassunto, permettimi Gianluca, anche se vuoi parziale di tutto quello che noi abbiamo fatto in questi due anni, dimostra con quanta determinazione noi stiamo governando la città, lasciatemelo dire, con un governo che è di sinistra, perché il fatto che noi abbiamo appena insediati, poi nella memoria di tutti i giorni della nostra vita alcune decisioni anche importanti si perdono, si sfarinano un po', ma appena insediati in una città dove se guardiamo il piano regolatore si capisce bene come è stata disegnata l'urbanistica negli ultimi 50 anni, appena insediati cancelliamo 160 delibere che permettevano nuovo cemento nell'agro remano. Noi ci tiriamo una riga sopra, diciamo non vogliamo più un'urbanistica, e devo dirvi, non credo di avervelo mai raccontato, ma voi un giorno dovreste invitare in un luogo come questo, con un proiettore però è uno schermo, Giovanni Caudo, e farvi fare una lezione accademica, e vi assicuro che è affascinante nella sua drammaticità, di come si sono sviluppate le principali capitali europee nel secolo passato. Ogni capitale si è sviluppata rispetto, non so, un asse di strade, alla presenza delle chiese o alla presenza di verde urbano. Noi abbiamo fatto un'altra scelta. Per molto tempo in questa città chi aveva interessi imprenditoriali per terreni che potevano diventare costruibili si metteva d'accordo con i consigli comunali, quei terreni diventavano costruibili, e poi noi oggi a 40 anni di distanza ci troviamo con i cosiddetti toponimi, con le zone O, con la mancanza di fognature, di strade, di servizi. Questo è quello che è successo nella nostra città, e quando Gianluca ha iniziato dicendo quello che abbiamo approvato in relazione all'urbanistica, quello è il modo di lavoro che noi abbiamo cancellato per sempre, e questo lo abbiamo fatto con la grande spinta di una forza come SEL, e questo è importantissimo nella nostra città. Noi ci siamo assunti un compito certamente difficile, forse, lasciatemelo dire, più difficile di quanto, io non so quanto cosa pensasse Gianluca o cosa pensasse Luigi Neri o le altre, o Ima Battaglia che vedo qua, o le altre persone che mi stanno accompagnando in questo percorso, ma io certamente all'inizio della campagna elettorale 2013 ero convinto che ci fosse corruzione, ero convinto che ci fossero degli elementi di illegalità, perché insomma quante volte abbiamo detto in quella campagna elettorale che erano stati acquistate alcune dozzine di filobus, e a Roma allora sospettavamo, poi la magistratura l'ha dimostrato, fossero arrivati non i filobus, quelli non li avevamo mai visti, filobus quelli non li abbiamo mai visti, ma fossero arrivate le tangenti. Avevamo sensazioni di questo tipo, ma che ci fosse addirittura, come poi ha detto il procuratore Pignatone nella sua deposizione alla Commissione Antimafia, un sistema dove la criminalità organizzata era arrivata ai vertici dell'amministrazione, questo io sinceramente non me lo aspettavo, e credo che forse nessuno di noi se lo aspettava. Però appena arrivati lì abbiamo preso una decisione, io mi ricordo alla fine di luglio in giunta con Luigi, con gli altri, ci siamo resi conto che Roma aveva probabilmente creato un disavanzo in soli 5 anni di quasi un altro miliardo di euro. E allora abbiamo deciso di chiamare, una decisione mai presa, che
per la quale poi ho dovuto convincere il ministro dell'economia, che all'inizio non era convinto, di far venire gli ispettori della Guardia di Finanza a guardare che cosa era accaduto nei 5 anni precedenti nel comune di Roma. E da lì abbiamo iniziato a capire che cosa era accaduto. Abbiamo trovato veramente delle situazioni inaudite, i software dei computer che invece essere pagati 500 euro, che è il prezzo medio nel pubblico in Italia, pagati, Paolo, 4.080 euro, 8 volte di più con i nostri soldi, 8 volte di più. E allora si capisce che